Buonasera agli amici podisti, benvenuti a una nuova puntata di Atletica e Podismo, puntata del 22 di dicembre, siamo nella puntata pre-natalizia e appunto a proposito del Natale, a Pisa domenica scorsa una bella maratona, una bella mezza maratona e anche tanti Babbo Natali vestiti proprio in Piazza dei Miracoli, in Piazza del Duomo, laddove era lo scenario principale proprio di questa manifestazione. E stasera proprio saremo coinvolti, proprio in questa manifestazione sono partite le immagini realizzate da Bruno Nencetti e da Linda Betti che ci portano proprio all'Expo, quello che era la parte iniziale, partita il venerdì precedente, che poi ha portato alla gara, quella naturalmente, quella competitiva, dei 42 km e 195 metri e della Pisanina con 21,097. Con noi subito abbiamo uno studio gremito di ospiti, ma partiamo con Andrea Maggini, che è il segretario dell'organizzazione. Sicuramente Andrea, un pozzo anche di idee in questo caso, che ci darà le prime indicazioni dopo 2 anni e mezzo che mancava questa maratona di Pisa. Torna con grande successo, 2613 iscritti. Andrea. Sì, buonasera a tutti. Effettivamente sono passati 2 anni e mezzo dalla precedente maratona, quindi si parla dal maggio 2009 al dicembre 2011. Beh, noi siamo chiaramente contenti, soddisfatti, soprattutto ci sentiamo ecco, ripagati degli sforzi, soprattutto di questo ultimo anno che è stato durissimo, dalla sospensione, quindi mancata realizzazione della maratona dell'anno scorso, ai risultati che poi sono stati un po' a portata ecco, di tutti, quindi raggiungere, superare quota 1000 arrivati in maratona, quindi attestarci tra le prime 10-11 maratone italiane, quindi tra le poche maratone che hanno 4 cifre, e soprattutto avere la mezza maratona tra le tante in Toscana, quella più partecipata, ci dà una grande gioia, ecco, quindi tutto ripagato, quindi tutte le ferite che avevamo addosso come staff, come pisani, come città, riteniamo alquanto, quindi come dire, questo punto curate, però sappiamo che abbiamo iniziato un percorso, perché non solo era nuovo il percorso, era nuovo lo staff, inteso come anche partecipazione anche di nuovi membri, e quindi però sappiamo che abbiamo iniziato soltanto domenica scorsa un nuovo percorso di lavoro per poter poi migliorare, fare cose che per noi adesso ci sembrano tutte fattibili. Vincenzo De Rosa è il presidente della Strapazzata Club, quindi la società che organizza proprio la Maratona di Pisa. Cos'è cambiato, Vincenzo? Lo scorso anno naturalmente tutti sanno che la maratona non si è disputata a causa neve, quest'anno invece si vedono le immagini qua nella bellissima Piazza dei Miracoli a Pisa. Sì, è cambiato non solo il percorso, ma anche il modo di gestire una maratona che ci ha portato dei risultati buoni. Siamo arrivati ad avere dei numeri, come diceva Andrea, dei numeri importanti, e questo ci fa piacere, ma è cambiato anche l'inserimento di altre realtà come i maratonabili. Noi speriamo in un futuro di incrementare i rapporti con queste associazioni, perché ci fa veramente piacere. È cambiato anche, a parte il percorso, è cambiato anche il modo di intendere la maratona in una città che spesso rimane un po', non dico ostile, ma insomma è difficile realizzare in pieno le nostre attività, perché è chiusa al traffico, i commercianti non sono tanto soddisfatti, insomma noi però di queste polemiche non ne teniamo conto, andiamo avanti, perché tanto sono polemiche che durano poco tempo. Noi questo sforzo che abbiamo fatto ci ha dato ragione, speriamo di incrementare l'anno prossimo e diventare una delle più grandi maratone che ci sono in Italia, perché Pisa lo merita,
e i pisani anche. Perfetto. E allora avete visto le immagini con il sindaco Marco Filippeschi a dare il via in via Santa Maria, puntuale alle ore 9, davanti a tutti, mentre state vedendo le immagini, quella che è la partenza proprio sulla vostra sinistra della Maratona di Pisa, mentre con noi avete visto proprio tante maglie, diciamo, bianche con sfondo arancione e nero. Marco Vannucci è uno dei maratonabili che ha corso questa maratona. I maratonabili chi sono, Marco? Buonasera a tutti. I maratonabili è un'associazione sportiva che si dedica a fare attività fisica a dei ragazzi meno fortunati, ragazzi che purtroppo sono sulle sedie a rotelle e non possano praticare appunto il running perché appunto indisposti. Dopo la maratona di Firenze, che ci ha dato tante soddisfazioni, siamo piombati il sabato mattina all'Expo ed è stata subito una grandissima gioia, una grandissima sorpresa vedere questi volontari con tutti indossavano la magliettina dei maratonabili, quindi 400 ed oltre volontari, grazie a Maggini e a Vincenzo, che praticamente hanno dato la loro disponibilità nel far calzare appunto il nostro logo e ci ha riempito di gioia. I maratonabili vanno avanti, il prossimo futuro è dedicato a cercare di aumentare sempre più le attività, grazie al contributo di aziende che ci aiutano nella nostra attività. È partito Piero con la sicurezza di darci un ruotino apposta per rendere più sicure le carrozzine. È arrivata la Rizzoli Ortopedia, leader mondiale nel ramo dell'ortopedia, e ci ha consegnato 3 carrozzine speciali adatte per la corsa. Oltretutto, questo è un vanto anche nostro, essere arrivati a questo punto grazie a tanti sacrifici e anche alle aziende. Ora abbiamo Brooks, che dico questa sera per in anteprima, che ci aiuterà per il prossimo futuro, il prossimo anno, con la fornitura di materiale tecnico e anche una logistica importante. Bene, noi abbiamo parlato di Piero, abbiamo parlato chi è questo Piero sconosciuto che nessun podista conosce e l'abbiamo qua in studio. Piero Giacomelli, che tante manifestazioni e lui a immortalarvi, a fotografarvi, e poi potete rivedere le sue foto su pierogiacomelli.com. Piero, com'è stata la tua esperienza alla Maratona di Pisa? Una bella esperienza, una gara che ha un grande margine per poter crescere, perché veramente si è visto che l'organizzazione ha in mano la capacità di far lievitare questa maratona. Poi siamo in una piazza, in un contesto storico, turistico, anche perché non c'è da dimenticare che se i negozianti brontolavano, alla fine però 3.000 persone con parenti al seguito sono venute lì in piazza, perciò diciamo che può essere anche un ritorno, è di sicuro un ritorno economico per la città. Io personalmente ero lì a fare servizio fotografico e accompagnavo i pacemaker della mezza maratona. I pacemaker targati Onlus regalano un sorriso, appunto c'è stata questa ulteriore collaborazione. E diciamo che, come è già stato detto, per i maratonabili la maratona di Pisa non è soltanto sport, non è soltanto corsa, ma è anche solidarietà. E io passo il microfono a Walter Ballantini, che è nella parte, non c'è da passare il microfono, che è nella parte della tribunetta, perfetto, che si è occupato dello staff, anche corso forse? Sì, ho anche corso la mia 10ª maratona, insomma, ormai sono quasi un abbonato. Com'è andata? Vabbè, a parte il mio percorso, il mio risultato personale, che è quello che è, insomma, però penso che il percorso di quest'anno sia stato particolarmente bello, perché si svolge in luoghi che chiaramente noi che siamo del luogo conosciamo bene. Correre su Lungarni, ma correre anche verso il mare e poi fare una parte del percorso, sono 5, 6, 7 chilometri che corriamo vicino al mare, è una cosa particolarmente bella e gradita.
non se ne trovano molte di corse di questo genere che ci permettono di stare anche in un ambiente bello. L'altra cosa positiva, secondo me, per chi corre le maratone, per chi vuol fare un tempo buono, è il fatto che è una maratona dove, per esempio, le curve sono poche, che sembra poco, ma in realtà è una cosa importante per chi ha voglia di sviluppare un po' di velocità e comunque insomma, di fare un tempo adeguato in una corsa che comunque dura, che impegna moltissimo. Quindi è molto lineare come corsa e quindi adatta anche a fare un buon tempo. Sì, secondo me assolutamente sì. Ora, nel mio caso particolare sono a 30 secondi al mio personale, ma insomma poteva andare un gocciolino meglio, ma comunque sicuramente molto positivo. Perfetto. Mentre sul percorso ci gustiamo queste immagini degli atleti che sfilano proprio all'inizio di questa maratona, naturalmente anche con gli atleti della mezza maratona, sul percorso c'erano band musicali e noi abbiamo qui proprio il responsabile, anche lui maratoneta, Michele Passarelli, che ha allestito sicuramente in maniera egregia appunto queste band musicali che erano dislocate lungo il tracciato della maratona di Pisa. Prego, Michele. Sì, a parte la maratona l'ho anche corsa anch'io, perché maratoneta, quindi giustamente poi se l'è anche dopo aver organizzato tutto. Appunto, e il mio record personale io l'ho fatto, l'ho battuto di 5 minuti, quindi sono contentissimo. Lo possiamo svelare? È un record eccezionale, 4:08, 4:08. Perfetto. Che, insomma, quasi record italiano. il discorso delle band, beh, l'idea mi è venuta correndo la maratona di Lucca un mesetto e mezzo prima, dove appunto abbiamo visto queste band musicali sul percorso e niente, appunto, ho chiamato Andrea e ho detto va fatta anche a Pisa. Ora chiaramente avevamo un mese soltanto per organizzarla e insomma, siamo riusciti a farla abbastanza bene, ma possiamo fare meglio, quindi insomma, come diceva Andrea prima, abbiamo avuto tanti spunti in questi giorni sul sito Facebook che abbiamo aperto, sul gruppo Facebook che abbiamo aperto, tanti suggerimenti su cose che sono andate bene ma su cose che possono migliorare, insomma ci stiamo lavorando. Io ho detto a Andrea, venendo qui in macchina, che insomma adesso ci dobbiamo incontrare subito per riorganizzare la prossima, perché abbiamo voglia di farne veramente una delle più grandi, più partecipate maratone d'Italia, ovviamente escludendo le prime, e secondo me le potenzialità ci sono, perché Pisa ha anche un marchio che si vende molto bene soprattutto all'estero. Il percorso è un percorso fantastico, io lo dicevo, avendolo provato un paio di volte nei giorni, nelle domeniche precedenti, lo dicevo, il percorso è velocissimo, è bello, si corre vicino al mare, l'unico problema poteva essere, come purtroppo un pizzico è stato, un po' di vento contrario ritornando dal mare verso Pisa, però è un percorso veramente piatto ed è fantastico, si corre veloce, si corre bene, Pisa è una città splendida, l'arrivo in Piazza dei Miracoli è una cosa che apre il cuore, quindi insomma... Michele Passarelli è anche consigliere comunale, in questa maratona di Pisa il comune è stato molto presente proprio per la parte organizzativa. Sì, io non so se perché io ho talmente stressato sindaci, assessori e capo di gabinetto del sindaco per darci una mano, ma insomma il comune ci ha creduto tanto. Diceva il presidente De Rosa che io penso che sia comune a tutte le maratone, ma è chiaro che quando organizzi una maratona devi chiudere delle strade, anche se parzialmente, e partono i comitati piuttosto che i negozianti, piuttosto che altro, che protestano, a prescindere. E Comune di Pisa ci ha creduto perché crede nell'evento, crede nel turismo legato allo sport, crede nell'indotto che questo può creare, crede nel marchio Pisa e nel fatto che comunque anche la maratona, come altri eventi, possono promozionare la città di Pisa, soprattutto all'estero, ma anche nel resto d'Italia. Quindi ci ha creduto, si è impegnato soprattutto a livello organizzativo più che economico, quindi mettendo a disposizione tutta una serie di strumenti organizzativi, non ultima la Polizia Municipale che ha gestito il traffico per tutti i 42 chilometri, ha messo a disposizione tutta la città, perché il percorso era interamente nel comune di Pisa. Insomma, è stato uno sforzo grosso, ma credo che, ho parlato col sindaco sia prima che dopo, credo che il risultato che abbiamo avuto in termini di partecipazione invoglierà l'amministrazione comunale a crescere questo a impegno. Crescere ancora più e a incrementare ancora il numero degli iscritti della maratona di Pisa. Passiamo il microfono invece a Greta, che si è occupata invece della parte della segreteria, è stata anche la responsabile dell'Expo. Greta, che esperienza è stata per te questa maratona di Pisa?
È stata la prima esperienza in questo ambito, però è stata una grande esperienza perché appunto vedere tutti questi partecipanti entusiasti di venire all'Expo, venire alle iscrizioni, ritirare i propri pettorali e poi alla partenza partire con l'entusiasmo è stata un'esperienza importante. Poi l'ho vissuta anche diciamo all'arrivo perché ero all'arrivo a consegnare le medaglie e quindi è stato visto la gioia delle persone che arrivavano contenti di aver finito la mezza maratona o la maratona, che erano soddisfatti e entusiasti del percorso. C'è stato un podista che ha detto no, la medaglia non la voglio. Qualcuno c'è stato, però sì, alla fine l'hanno presa tutti, lì per lì magari erano stanchi e quindi non ci hanno pensato, ma poi sono tornati a prendere tutte le medaglie. Forse perché non l'hanno viste proprio, perché erano esatto, talmente un po' allucinati da quei 42 km e 195 metri. Passiamo invece il microfono a Claudio Tamborda, che anche lui faceva parte della segreteria ed era responsabile dei pacchi gara, dei premi di partecipazione della Maratona di Pisa. Claudio, anche qui la stessa domanda che ho fatto alla collega Greta: qualcuno si è dimenticato di ritirare il pacco, ha detto non lo voglio? No, tutti erano, buonasera a tutti, tutti erano molto contenti del pacco gara, della maglia che abbiamo dato, e anzi ci hanno chiesto eventualmente anche questa dei maratonabili, che come diceva prima è stata molto importante. Abbiamo portato avanti questa iniziativa e rispetto a quello che è stato detto posso dire che da pisano è stato un orgoglio aver fatto parte dello staff organizzativo della Pisa Marathon. Dal giorno dopo abbiamo già pensato a come migliorarci, anche grazie ai social network, alla nostra pagina di Facebook, che ogni 10 minuti ha dei suggerimenti, comunque degli aggiornamenti, e Pisa, come con le sue infrastrutture e con lo scenario che stiamo vedendo, è un grandissimo spot per la nostra città e non possiamo che essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e della volontà di migliorarci in futuro. Perfetto, mentre si vedono le immagini, e quelli sono i palloncini, erano i palloncini di Piero Giacomelli, chiedo, perché i palloncini erano divisi in due sezioni, quelli della mezza maratona di Piero Giacomelli e quelli della maratona organizzati da Fulvio Massini, se non erro, Giacomelli? Sì, ci eravamo divisi questo compito, noi curavamo la mezza maratona e Fulvio i 42 e 195. Io penso che il servizio si sia svolto nel migliore dei modi, perché ho visto veramente arrivare delle persone, dei podisti contenti all'arrivo, perché diciamo è un servizio che è sempre più richiesto ed è sempre più importante, non diciamo proprio per l'atleta evoluto, ma per chi vuol crescere, per chi ha la voglia di arrivare a cercare il suo limite. Perfetto, e io invece vi ricordo che la settimana scorsa avevamo annunciato che avremmo fatto quest'oggi la premiazione per quanto riguarda quanti all'arrivo alla Maratona di Firenze, e vi annuncio che la premiazione sarà per la prossima puntata insieme a Carlo Carotenuto, e mentre i quanti all'arrivo erano presenti anche alla Maratona di Pisa, chi aveva indovinato la somma degli arrivati proprio a questa maratona, insomma, della maratona più la mezza maratona, avrebbe ricevuto un premio. E vado a scoprire anche quelli che sono che è il vincitore di questa maratona di Pisa, Walter Ballantini del Rossini Pisa, che gli facciamo una sorpresa questa sera, l'abbiamo in studio, al quale Fabio Fiaschi gli diamo l'onore di consegnare il premio, proprio lo facciamo è un diretta. Premio insieme alla ditta della Brooks, che è un paio di scarpe, non te l'aspettavi, più un materiale tecnico, perché sei stato veramente bravo. Ora poi Stefano ci dirà i numeri che hai messo su per quanto riguarda il totale di questo giochino. I numeri ve li faremo scoprire successivamente, mentre io invece vi dico chi sono stati i primi 5 classificati. Walter Ballantini l'abbiamo già detto, e poi Vanni Casciani, che è il secondo, e quindi Piero Giacomelli
conoscerà bene perché fa parte dello staff dell'Onlus Regale Messo Arrivo. Vogliamo dire due parole rapide su Vanni? Vanni è la spina dorsale della Onlus Regala un Sorriso. Se non ci fosse Vanni, probabilmente non ci sarebbe nemmeno la Onlus. E poi terza posizione è Giuseppe Pucci, poi Ceccarelli, Isabella e Elena Salimbeni. Sono i primi cinque classificati nel concorso, proprio quanti all'arrivo. Mentre vi ricordo quello della Maratona di Firenze, lo premeremo in studio la prossima volta. E se non erro, qui abbiamo sulla vostra sinistra l'arrivo della mezza maratona, già arrivata anche la prima donna, al quale gli passiamo il microfono, che l'abbiamo qua in studio. No, forse mi è sfuggito qualcosa nel piccolo, stanno arrivando forse gli uomini. Silvia Del Fava comunque è stata la prima all'arrivo per quanto riguarda la mezza maratona di Pisa, una grande prestazione perché è la quarta miglior prestazione italiana di sempre, la undicesima quest'anno in Italia. Silvia, raccontaci quella che è stata la tua esperienza a Pisa. La quarta di sempre non credo, però insomma, diciamo che è stato un bel tempo, non me l'aspettavo. E grazie anche al percorso, perché il percorso è molto scorrevole e diciamo con poche curve, appunto, come dicevano prima, e anche le condizioni meteo ci hanno aiutato. Non c'era vento, come invece i giorni prima c'è stato molto vento, e quindi tutto un po' ha fatto sì che abbia fatto questo risultato cronometrico che non mi aspettavo assolutamente. Silvia Del Fava è allenata dalla professoressa Ida Nicolini, e lo vogliamo ricordare perché sicuramente uno dei massimi esponenti fra gli allenatori toscani. Com'è questo connubio allenatore e atleta, e quali sono le prossime aspettative, Silvia? Con Ida mi trovo benissimo, secondo me è una delle migliori allenatrici che ci siano adesso in Italia, ma soprattutto a livello umano è una persona eccezionale. E i prossimi obiettivi sicuramente le campestri. A gennaio farò tre campestri, la prima è il Campaccio, il 6 di gennaio, poi il 15 gennaio andrò a Siviglia a un cross internazionale, e l'ultimo appuntamento, però il più importante, sono i campionati italiani di campestre il 29 di gennaio, se non erro. E quindi Silvia ci ha svelato tutti quelli che sono gli appuntamenti. Mezza maratona invece quando ti rivedremo? Non ho idea, perché come ho improvvisato questa potrei improvvisarne un'altra magari a primavera, però tutto solo per allenamento, perché per ora penso a pista e campestri. Perfetto, io approfitto intanto per svelarvi i vincitori della mezza maratona uomini, l'avete visto già alle classifiche sicuramente. La mezza maratona vinta da Ivan Petrochenkov del russo in 1:08:02, secondo è Paolo Gallo dell'Atletica Giro 2022. Rivera che ha chiuso in 1:08:18, Ioannis Magliotelis, il greco pisano di adozione della Galla Ponte dell'Atletica, che ha chiuso in 1:10:01. Questi sono stati i primi tre arrivati. Naturalmente abbiamo visto, abbiamo sentito anche Silvia Del Fava che ha chiuso in 1:15:33, lei dell'Atletica Firenze Marathon, Tiziana Giannotti, Atletica Vinci, ha chiuso in 1:21:13, e poi Federica Barzotti, Libertas Runners Livorno, che ha chiuso in 1:24:19. Stiamo ritornando sulle immagini che sono quelle della maratona, e vorrei passare il microfono a Fabio Fiaschi, che stasera qua è in veste di ospite, rappresentante della WISP regionale, perché vi ricordo che la Maratona di Pisa era anche campionato italiano WISP di categoria. Ma io penso che per la Maratona di Pisa sia stata una bella ripartenza, una macchina che era ferma da un paio d'anni. Ho visto sicuramente belle cose, qualcosa sicuramente da aggiustare, ma se ne sono già accorti anche loro a livello organizzativo. Bel percorso, fluido, partenza e arrivo secondo me logisticamente perfetto, e questo ha fatto sì che anche al campionato WISP ci sia stato veramente più di 250 persone. Romina Lagorga è stata la più brava fra le donne e Stefano Ricci poi è stato il più bravo fra gli uomini, ma però complimenti a tutti i 250 che hanno scelto e passa, che hanno scelto veramente Pisa per la maratona. Quindi come WISP non possiamo essere altro che contenti, perché era stata sicuramente una cosa azzeccata. E parlando invece di mezza maratona,
e venendo un pochino più in direzione Firenze, da Pisa più o meno a metà strada, a Borgo Abugiano, il prossimo 6 di gennaio si corre la quarta edizione della Mezza di Befana, organizzata dall'Atletica Borgo Abugiano insieme all'associazione Gocce di Vita Onlus. Si prenderà il via allo Stadio Benedetti alle 9.30 proprio del giorno di Befana, e le iscrizioni costerà 15 euro più 5 euro di cauzione CIP per chi si iscrive entro il 3 gennaio, altrimenti saranno 20 euro di più 5 di cauzione per l'iscrizione dal 3 gennaio in poi. goccedivitaonlus.it per andare a vedere tutte quelle che sono le informazioni. Tanti saranno premiati, 80 uomini, 25 donne, poi 40 uomini, 10 donne veterani e poi ancora la categoria argento con 15 uomini e 5 donne. Queste sono le immagini, invece, proprio appunto abbiamo parlato di Stefano Ricci, che ci porteranno verso l'arrivo della maratona che vedremo tra poco. E prima di passare la parola invece ai nostri ospiti, vi ricordo anche la gara delle torri podismo, che doveva essere la fiaccolata della pace il 31 dicembre, che è stata annullata, e quindi non andate alla fiaccolata della pace perché è stata annunciata che non sarà più effettuata questa manifestazione. Noi ci fermiamo per un istante, rimanete lì perché ritorneremo poi con la maratona di Pisa. Eccoci qua di nuovo insieme, prego alla regia di ripartire subito con le immagini che ci riportano alla maratona di Pisa, ecco qua, e ripasso subito la parola invece ad Andrea Maggini, che si sta forse gustando in questo momento, godendo queste immagini, lui che avrà vissuto un po' in tensione tutta questa preparazione della maratona. Andrea, che effetto fa vedere gli atleti che corrono, le soddisfazioni invece di questa maratona? No, sono un po', come dire, il completamento dell'opera che hai fatto insieme ai tuoi collaboratori, al presidente e soprattutto ai tantissimi volontari, che colgo l'occasione appunto qui di ringraziare e di salutare, perché questi sono eventi che senza una vasta partecipazione di sportivi, di associazioni di volontariato, di polizia municipale, le altre forze dell'ordine, veramente non si riuscirebbe e non si potrebbe, ecco, mettere in piedi. Io volevo soltanto aggiungere una cosa, ecco, si è parlato prima dei commercianti, si è parlato prima, in realtà poi il feedback, ecco, quello che abbiamo ricevuto nei giorni successivi è stato poi un gradimento generale, perché tantissime erano le famiglie straniere, extra regionali, che poi hanno soggiornato addirittura per 3-4 notti con grosse ricadute economiche, quindi un elevato indotto turistico veramente importante per ripartire veramente, per costruire il futuro delle prossime edizioni. Vincenzo De Rosa, chi altro ringraziare? Ma da ringraziare c'è tanta gente, soprattutto i volontari che si sono messi sul percorso e hanno affrontato il malumore degli automobilisti, che erano costretti a fare giri diversi da quelli che abitualmente fanno, e spesso in questi casi si vive quasi un corpo a corpo, quindi loro erano davvero in prima linea. La gente come noi, che sta invece all'arrivo, non si rende particolarmente conto di quello che succede, basta averlo fatto una volta, però poi ci si pensa. C'è da ringraziare la Polizia Municipale, che ci ha accompagnato nell'organizzazione fin dall'inizio, ha studiato insieme a noi il percorso e le cose migliori da fare per evitare i disagi. Ci ha accompagnato la notte a segnare il percorso, quella linea verde che si intravede anche dallo schermo, ci ha accompagnato anche quella notte lì,
insomma, è stata un'esperienza bellissima rispetto agli anni passati che avevamo un po' più di difficoltà, essendo la maratona interessante diversi comuni. Invece con un comune solo abbiamo lavorato molto molto bene. Le forze di polizia che si sono anche loro prodigate per darci una mano. Io ringrazierei anche i partecipanti che ci hanno davvero premiato. E noi dopo la sbornia di adrenalina che abbiamo sopportato in quei giorni lì, ora ci rendiamo conto davvero che si può fare molto, molto di più. 2 ore 20 e 14 è il tempo per il bielorusso Oleg Gur per tagliare il traguardo della maratona di Pisa che avete appena visto, e poi Jamali Gilali, Atletica Futura, ha chiuso in 2 ore 20 e 43, una conoscenza ormai nota al podismo toscano. E Gabriele Abate invece dell'Orecchiella, Orecchiella Garfagnana, ha chiuso 2 ore 22 e 19, e poi il primo dei pisani, ottavo assoluto, Alessandro Calzolari, Versilia Sport, che ha chiuso 2 ore e 30 e 58. Nelle mani invece di Antonietta Schettino, che era l'ultimo ospite che non abbiamo presentato in studio, c'è la rivista Podismo e Atletica che potete trovare a partire da domani, come sempre, nei punti vendita e poi naturalmente alle gare podistiche. La rivista ormai dedicata come consuetudine alla Maratona di Firenze, con l'inserto anche proprio appunto dedicato alla Maratona di Firenze che si è corsa nello scorso fine novembre. E Antonietta Schettino, mentre arrivano tanti, stiamo vedendo questi arrivi della maratona, raccontaci un po' invece la tua esperienza da maratoneta, che hai chiuso anche seconda nel campionato italiano di WISP nella tua categoria. Hanno già detto tutto, quindi sinceramente faccio altro che confermare tutto quello che hanno detto gli altri ospiti. Maratona bella, io Pisa gli voglio bene perché ho un grande amico Andrea che ci coinvolge in tantissime sue iniziative, per cui io faccio anche un po' parte della galla, perciò mi sento ancora più partecipe di altri. Il nuovo percorso mi è piaciuto, proprio apposta perché è molto lineare e quant'altro, e non sono rimasta contentissima della mia prestazione, perché con una Firenze nelle gambe speravo quasi di fare un miglior tempo, e invece mi sono accontentata, comunque contenta di essere arrivata sul podio lo stesso anche questa volta, per cui seconda è stata una bella soddisfazione. Tutto il tempo è stato bello, le persone sono sempre belle tutte, quindi sono contenta di esserci stata. È come la cartolina che ci ha dato Radio Bruno, no? Non so se si può dire. Ci sono stata anch'io, quindi. Ci sono stato anch'io, questo era il motto. Sì. Piero Giacomelli invece voleva aggiungere qualcosa. Non è contenta perché ha fatto Firenze, poi ha fatto Pisa, cioè proprio tutto il contrario di tutto, tutto il contrario di quello che c'era da fare. Io purtroppo, ahimè, mio malgrado, sono il suo allenatore anche, e gli ho detto non va fatta Pisa. Lei dice, ma c'è immagini, gli piacerebbe la facesse, allora facciamo anche Pisa, però non ti aspettare di fare un grosso risultato, ma io la voglio fare, allora falla. E ora ci viene a dire, sì, però dopo aver fatto la maratona di Firenze voi sarei voluto andare meglio, allora accontenta di averla fatta. Ma anche perché tanti hanno migliorato, quindi ero anch'io quasi... No, sì, sì. Sentiamo invece Andrea Maggini in questa disputa, cosa ci deve dire. La doveva fare la Schettino questa maratona o no? Era obbligata a farla la Schettino questa maratona. No, sono contento anche, per saltare un attimino, guardando le immagini, su 6 podi della maratona, anche quest'anno 6 nazionalità differenti, quindi... Anche qui c'è la vocazione internazionale della maratona, in fin dei conti registriamo la Bielorussia, l'Ungheria, la Russia, il Marocco, l'Italia e la Svizzera, perché la terza donna è una svizzera, quindi 6 nazioni per 6 podi è proprio la ciliegina sulla torta di un evento che vuole avere, ecco, questa vocazione qui. Questa internazionalità. E io invece vorrei ripassare il microfono a Silvia Del Fava, lei ha corso la mezza maratona, Silvia, sarai pronta un giorno anche per la maratona? Chissà,
Può essere. Mi dicono che potrei togliermi delle grosse soddisfazioni e in effetti potrei essere portata per le lunghe distanze, perché sicuramente veloce non sono. Quindi vedremo. Insomma, aspettiamo ancora almeno un paio d'anni comunque. Ok, e quindi nel frattempo fra cross, pista e anche qualche mezzo maratona ci sarà da prepararsi, ci sarà da prepararsi molto bene. Walter Ballantini, facciamogli arrivare il microfono. Mi sembravi deciso, a proposito, ti fermo perché sta arrivando la prima delle donne, che è la russa Maria Malisheva, che ha chiuso 2 ore 50 e 38, poi tra poco vedremo arrivare anche la seconda, che è Katalin Farkas, l'ungherese, che ha chiuso in 2 ore 59 e 28, la terza è invece Katrin Sali da Svizzera, che ha chiuso in 3 ore 01 e 16. La prima delle pisane, ricordo, proprio perché a Pisa c'è questo, si sente molto l'arrivo dell'atleta di casa, è Daniela Di Cesare, che ha chiuso in 3 ore 28 e spiccioli. Andiamo invece con Walter Ballantini, che lo vedevo impegnato, voleva dire qualcosa, secondo me. Ma no, stavo soltanto riflettendo sul discorso che si faceva prima sull'aver fatto Firenze e Pisa. Io ho fatto Lucca, Firenze e Pisa, e vabbè, insomma, quindi ci può stare, ma non sono a questi livelli. L'altra cosa che, se mi posso permettere, volevo dire, volevo in qualche modo farmi vanto del mio gruppo sportivo, che ha portato all'arrivo 27 maratoneti, che penso sia, insomma, una prestazione non da poco. Il gruppo sportivo, quello ricordiamo, è la podistica Rossini di Pisa. Fabio Fiaschi, sei d'accordo su queste tante maratone, te che anche vieni da un'esperienza del settore, quindi prima da atleta, poi anche come allenatore, sei d'accordo su tante maratone, poche maratone? Ma sai, qui c'è pensieri diversi. Romina Lagorga, per esempio, ha fatto anche lei Lucca, Torino, e ha fatto Pisa, è andata benissimo. Altri magari hanno toppato un po' perché magari sono arrivati gli scarichi. Personalmente più di una per ogni stagione io non le farei, massimo due, una primavera, magari una in autunno, però oggi qui ormai è tutto rivoluzionato, cioè chi si allena in un modo, chi si allena in un altro, quindi difficilmente riesco a rispondere alla tua domanda, perché mi sa che ognuno fa un po' come vuole, diciamo così, non c'è più una logica. Prima c'era più attenzione su questo, adesso un po' fa come ognuno tira avanti, e c'è chi fa veramente tante maratone, forse in dei momenti per me troppe. Perfetto, Andrea Mangini, cos'altro dobbiamo aggiungere in questa maratona di Pisa? No, guardiamo adesso, come dire, l'orizzonte, ecco. Noi un po' di apprensione per quello che è successo l'anno scorso, chiaramente ce l'abbiamo ancora addosso, quindi non vediamo l'ora di già lavorare per le edizioni successive, perché non ci culliamo affatto, ormai siamo ancora... Abbiamo ancora addosso la rabbia degli ultimi mesi, per cui dobbiamo assolutamente macinare nuove cose, nuove iniziative, per cui, come ha detto appunto prima Michele Passarelli, dobbiamo incontrarci subito per fare un'edizione ancora migliore, portare più gente, lavorare sulla promozione, chiaramente quei dettagli che non ci sono un po' sfuggiti, ma diciamo non sfuggiti, che non abbiamo previsto, anche perché ricordiamoci, noi eravamo bravini a fare le edizioni primavera o pre-estate. Per la prima volta ci siamo trovati a fare un'edizione veramente invernale, quindi abbiamo capito dove dobbiamo correggerci, per cui bene, sono cose tutte fattibili, che sappiamo come farle. Ecco. E Michele Passarelli, proprio di questo cosa ne pensa? Si guarda già al futuro? Certo che si guarda al futuro, lo dicevo prima, io proprio la prima cosa, una delle prime cose che ho detto a Andrea, cioè, beh, adesso quando ci vediamo, perché secondo me appunto qualcosina in testa ce l'abbiamo per... Sinceramente questa è una maratona che io credo possa semplicemente, facilmente arrivare sui 4.000-5.000 iscritti, perché ribadisco, la bellezza di Pisa, conosciuta in tutto il mondo, ti aiuta in questo. È chiaro, va costruita, va preparata per bene, va preparata per bene anche la città, perché è chiaro che se un evento del genere, come è stato questa volta, qualche disagio può averlo causato, un evento doppio potrebbe causarne ancora di più. La mia idea, lo accennavo ad Andrea, è quella di coinvolgere proprio la città, i quartieri, e provare invece a fargli capire quanto è bella questa esperienza, e come la città e come le persone possono aiutare. Quello che forse un po' è mancato
in questa edizione sta la partecipazione della gente per strada che incitava. E noi invece ora andiamo a vedere quelle che sono le interviste realizzate ad Alessandro Calzolari e a Jamali Gilali, che è il secondo tra l'altro arrivato. Secondo classificato di oggi alla maratona di Pisa è Jilali Jamali, con noi l'atleta del Marocco, però ormai in Italia da tantissimi anni, soprattutto abita a Pistoia da tantissimo tempo. Allora, Jilali, grande gara fino a ieri sera. Ci informano che forse non sapevi neanche di essere qua e all'ultimo secondo poi hai deciso di essere presente. Prima cosa, perché? Poi raccontami un po' la gara, com'è andata. Sì, è una bella mezza maratona, sono rimasto contento, ho fatto 2:20:40, ho preso anche la vescica sotto i piedi, comunque sono rimasto molto contento. Fino all'altro ieri ho cambiato idea, poi ho detto va bene, chiamo l'organizzatore e faccio questa maratona. E l'ho fatta, è bellissima, bella maratona. Poi le ultime 15 km l'ho tirata tutta io. Comunque è una bella gara, è stata una bella soddisfazione per me. Tempo finale per te, 2:20:37, record tuo personale. Cosa altro dire di questa prima o quasi esperienza, diciamo così, in maratona, senza averla preparata, lo possiamo dire? Sì, senza preparazioni, senza allenamenti, senza nulla. La prima maratona che faccio, poi guardo per prossimi, se scelgo qualche maratona, poi faccio una bella tabella di allenamenti, poi guardo se riesco a migliorare il tempo. Siamo a fine anno, o quasi, cosa ti auguri per il prossimo anno a livello sportivo? Per il prossimo anno guardo se comincia ora un po' di campestre per il campionato, poi un po' di mezzi e via, così. Siamo con Alessandro Calzolari, oggi protagonista qui alla Maratona di Pisa. Raccontaci un po', Alessandro, com'è andata? Sono stato abbastanza bene, avevo una proiezione su 2:27:28, poi si è alzato il vento e a tornare da Marina di Pisa è stato tutto vento contro e ho perso il vantaggio che era accumulato. Potevo fare il personale, però non ce l'ho fatta, ecco. Comunque 2:30 più che bene dopo aver fatto Lucca e Firenze. Bene, molto bene. Il percorso nuovo di Pisa Marathon edizione 2011, come l'ha trovato? È un bel percorso, pianeggiante, scorrevole. Il problema, appunto, come dicevo poc'anzi, è nel finale, che molto spesso il vento contro per venire via dal mare magari penalizza un pochino il tempo finale. Sei stato protagonista durante l'anno in tante gare, compreso le maratone che ricordavi anche prima. Il prossimo anno 2012 che cosa ti aspetti? Ma io lo faccio principalmente per divertimento, mi piace molto le maratone. Il prossimo anno tenterò di fare bene alla Pistoia Betone e poi magari di abbassare un pochino il mio personale sulla maratona. L'augurio ti senti di dire o di dare agli amici che ci seguono su Toscana TV qual è? Di divertirsi, avere tante salute e pochi infortuni. Lunedì 26 dicembre il quarto trofeo Santo Stefano, terzo palio Carlo Lorenzini. La 12 km presenti al mercato centrale di Firenze e si parte alle 9 per una semicompetitiva di 12 km e una non competitiva di 7 km, quindi zona mercato di San Lorenzo, mercato centrale di Firenze, mentre il quarto capodanno insieme di nuovo torna a Ponte Aegola il primo dell'anno con partenza alle ore 10 per una 10 km dove brindare proprio al 2012. E a proposito di 2012, vorrei chiedere ad Andrea Maggini perché tornare a Pisa, perché oppure iscriversi nuovamente a Pisa nella maratona del 2012? Molto semplice, perché la prossima edizione della Pisa Marathon sarà il 16 dicembre del 2012, secondo la profezia Maya la fine del mondo sarà il 20 dicembre e quindi sarà l'ultima maratona di questo punto che ci si può sparare, ecco, della propria vita secondo Maya. Quindi e bisogna assolutamente iscriversi e farla, ecco. Quindi la maratona di Firenze sarà la maratona, pardon, di Pisa, scusatemi,
sarà uno scenario particolare il prossimo anno, e naturalmente noi vi invitiamo a iscrivervi. Io intanto approfitto per fare naturalmente a tutti voi che ci seguite da casa i migliori auguri, ringraziare quello che è lo staff, ringrazio Fabio Fiaschi che stasera è stato in un certo senso ospite. Anzi, Fabio, vuoi augurare anche te, ormai che sei una delle facce presenti in questa trasmissione. Grazie a tutti, ai nostri operatori, a Carlo Carottenuto, a cui stiamo già lavorando insieme per un 2012 per ripartire alla grande, e soprattutto a voi che ci seguite tutti i giovedì, a te Stefano, a Barbara e tanti altri che lavorano dietro le quinte, che magari non vedete dalla regia, ma soprattutto anche a Toscana TV, che ci ospitano ormai da 10 anni. E con questo noi siamo di nuovo. Allora, io vi auguro un felice Natale, l'appuntamento naturalmente con le tante corse podistiche che si disputeranno sul territorio toscano e non solo, a partire proprio dal lunedì, e l'appuntamento con noi è per giovedì 29 di dicembre per l'ultima puntata dell'anno. La buonanotte a tutti voi e un augurio di felice Natale. Del Genovese Paolo, Team Chelfood, vengo da Pisa. Maratona molto veloce, l'unica cosa c'era il vento e quindi ha condizionato un po' le prestazioni. Comunque bella, percorso ottimo e chiusa al traffico, quindi grande all'organizzazione, un bravo al Maggini, Andrea, complimenti di nuovo. Grazie Armando Porro, Atletica Amatori Nuoro. La gara è stata bellissima, bella giornata, senza vento. Organizzazione perfetta, percorso veloce, ho approfittato di questa occasione e ho realizzato il mio personale, 2.54, sono contentissimo. Tanti auguri, complimenti per l'organizzazione e ci vediamo il prossimo anno, se va bene. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Parlando di Simone, arrivo da Pavia. La maratona molto bella, c'è un po' di vento al ritorno, però beh, le maratone a dicembre sono un po' così, organizzata molto bene, senza traffico, complimenti a tutti. Complimenti per gli organizzatori, perché davvero siamo venuti lo scorso anno, ma qui c'era la neve, è stato fantastico ritornare con il bel tempo, peccato che appunto queste non sono le mie maratone, io preferisco il gobbato, comunque complimenti davvero all'organizzazione. Sarà per il prossimo anno, grazie di tutto quanto. Sono Osvaldo Beltramino, alla prossima, ciao. Antonio Mammoli, SD Croce d'Oro Prato, prima volta a Pisa, un bellissimo percorso. Volevo sempre venire, ho preso l'occasione per provarci, è andato tutto bene relativamente a quello che potevo fare, su per giù qualche minuto in più forse, però sono contento. Bella giornata. Ciao, sono Carlo Ventura da Roma, dalla maratona molto impegnativa, bei tratti di strada in piano e poco tifo, se non nella parte finale della gara, un po' mi sarei aspettato un pochino più di tifo, però bella, nonostante il freddo, e un arrivo stupendo in una piazza unica al mondo. Ciao ragazzi. Oggi per me è la 92esima maratona, ho fatto Pisa volentieri, stupenda, soprattutto quando arriviamo al mare mi voglio di correre, ed è veloce, e quindi viva Pisa. Ciao a tutti, abbiamo corso oggi la maratona di Pisa, veramente una bella maratona, lineare, molto facile, e senza vento, una bella giornata, direi 9.5 all'organizzazione, veramente complimenti. Armanina Leramo, niente, la maratona mi sembra abbastanza bella, il percorso scorrevole, c'era un po' freddo, però tutto sommato si andava bene, niente, ho fatto anche un bel tempo e mi è piaciuta, penso che può darsi che l'anno prossimo tornerò. Io sono Fabio Busetti e ho fatto Pisa perché l'anno scorso sono andato a Maiori, quest'anno mi piaceva visitare Pisa. Devo dire che come percorso è abbastanza buono, veloce, poi la seconda parte c'era un po' di vento contrario, però vabbè, sono contento lo stesso, ho fatto 3:04:50, settimana scorsa ero a Reggio Emilia che ho fatto 3 euro minuto e va bene così, il tempo era buono, coperto, ideale per fare la maratona. Sono Bala Salvatori.
e vengo da Roma, è stata una bella esperienza, anche se dal trentese ho avuto un po' di crampi, però la maratona è stata bella, un po' di vento contro, sono arrivata quarta, sono arrivata con 3 ore e 3, basta.